Parco di Tore, noi pensiamo che sia la location naturale per ospitare un evento come quello della Casa delle Farfalle, che è un progetto itinerante partito da Modica qualche anno addietro, ha girato tutta la Sicilia con Siracusa e già Palermo al Museo Riso, e adesso ritornare a Palermo, ritornare in città, sicuramente avrebbe richiesto una location diversa, che è appunto quella naturale del parco. È un'area molto bella, molto ben curata dei ragazzi, che senza alcun contributo pubblico riescono a mantenere quest'area come se fosse un giardino privato. E quale miglior luogo per ospitare la nostra Casa delle Farfalle, con le farfalle che sono di una bellezza straordinaria, provengono da tutto il mondo, sono farfalle tropicali che bisognerebbe girare davvero tutto il globo per poterle vedere insieme, e noi le abbiamo portate qui a Palermo per offrire questo spettacolo ai palermitani, ma a tutti i siciliani, ai visitatori e ai turisti, che speriamo quest'anno siano tanti che vengano qui in Sicilia. Allora, generalmente gli esemplari sono circa 300, però abbiamo poi varie specie di farfalle che ovviamente nascono secondo quelle, le crisalidi che poi arrivano, ci spediscono dalle butterfly house europee. Comunque c'è sempre la possibilità di poterne vedere di tante, di diverse ogni settimana, perché sapete, la vita delle farfalle è molto breve, dura una settimana, quindi ogni settimana abbiamo farfalle nuove che nascono e quindi che hanno la possibilità di potersi fare osservare da vicino in tutta la loro bellezza e tutta la loro straordinaria unicità. Certo, laboratori a sostegno dell'iniziativa, a corredo dell'iniziativa, perché i ragazzi hanno la possibilità di poter visitare la Casa delle Farfalle, ma poi potersi, i ragazzi delle scuole scolaresche hanno la possibilità di poter visitare la Casa delle Farfalle, ma poi intrattenersi nel parco, poter godere di questi spazi meravigliosi, come dicevo prima, ben curati, e anche di poter fare delle attività ludico-ricreative. La Casa delle Farfalle è una splendida iniziativa che valorizza questo luogo voluto dalla regione 10 anni fa, a ottobre saranno i 10 anni, ci abbiamo lavorato duramente per poterlo riaprire con uno sforzo corale, la cooperativa che gestisce il Parco di Tore lo ha valorizzato in questi anni, rafforzato, la regione ha pronto un progetto da oltre 1,5 milioni di euro per manutenzioni straordinarie, è gemellato con il St. James Park di Londra, è un parco dove migliaia di palermitani vengono con famiglie a correre, a fare attività sportiva, a prendere un po' d'aria, una bella opportunità per la città e per a riaffermare che la transizione ecologica è alla nostra portata e si può condurre fino in fondo. L'ambiente è sempre in primo piano con questo governo della regione e oggi noi festeggiamo una data importante e soprattutto un avvenimento. Appunto, l'apertura della Casa delle Farfalle sarà un motivo in più per richiamare famiglie, giovani, uomini e donne che già vivono questo luogo, che è anche un luogo simbolo, e adesso noi da luogo simbolo vogliamo farlo diventare un luogo di bene comune quotidiano. I passaggi che ha fatto in questi anni la regione sono assolutamente tangibili e univoci nella loro direzione. Questo è un ulteriore tassello nella costruzione di un percorso che vuole sempre più portare questa città verso canoni di normalità e di benessere. Quest'anno sarà anche a Marsala la Casa delle Farfalle, perché noi riteniamo che la Sicilia sia una e che questo governo non si è mai posto a favore di una città o di un'amministrazione. La Sicilia è una e noi lavoriamo perché la Sicilia sia unica. Questo bene comune, il benessere delle nostre collettività condiviso, credo che sia il fil rouge che ha contraddistinto questa amministrazione regionale.